effetti è vero, sembra una piccola come non c'è? Di dentro, ok, sì. Ci siamo. Ci sono i mussolini. Buongiorno amici di Viaggiando in Gabbia, stiamo facendo una diretta fuori orario. Ciao amici! Siamo con Riccardo, Nicoletta. E Nicoletta, ciao. Che ci stanno facendo da ciceroni qui in questa splendida randazzo. Ora vi facciamo vedere, siamo... Ma che hai detto da ciceroni, non da ciccurun. No, ciceroni. Allora, in italiano c'è molto. Ciao Andrea, l'Andrea con le mozzarelle c'è sempre da capo, eh. Allora, tutta la facciata è stata rifatta da nuovo, quando intorno al 1700 è stata rifatta da nuovo, perché Randazzo era una città molto ricca e tutti i buchi che si vedono sono dovuti ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Se guardando all'interno del cortile qua della chiesa ci sono gli animaletti particolari proprio dovuti al, come dicevamo, del gotico e così via. Ci sono i gargoyle, c'è il maiale, come c'è l'agnello, il diavoletto. Come Notre Dame de Paris, per come Notre Dame de Paris. Infatti. Sì. Sono tutti i simboli che venivano utilizzati dalle religioni. Infatti ci sono alcuni richiami che possono portare all'Islam, che possono portare all'ebraismo, ma anche al satanismo, perché dentro ci sono dei teschi, dei simboli satanici. Sarà aperta adesso? Sì, sì, allora, sì. Noi vi accompagniamo dentro, vi facciamo vedere queste meraviglie della Sicilia. Siamo a Randazzo, speriamo che il segnale ci accompagni, se no continuiamo a registrare, vediamo un attimino. Siamo a Randazzo, 700 metri circa sul livello del mare. Guardate che meraviglia. Poi l'estate, clima mite, clima mite, in estate non c'è il caldo torrido. Allora considerate che siamo appena usciti dalla trattoria che si chiama San Giorgio il Drago, dove si mangia bene. Aspetta, vi faccio vedere la faccia di Riccardo. Si mangia bene e benissimo. Si beve benissimo. E si vede che io non sono denutrito. E si mangia bene, quindi trattoria San Giorgio il Drago. Il Drago. Sì. Poi andremo a mangiare qualche dolcino, vi faremo anche la diretta dalla pasticceria, vi faremo vedere alcune cose. Ora entriamo qua in cattedrale e vi facciamo vedere. Guardate dentro che archi. Questi sono i simboli, tipo dove c'è il maiale, dove ci sono le maschere, le cose sataniche. L'ariete. Anche l'ariete. Ecco qua, guardate che meraviglia. Il serpente. Come vedi qua c'è i simboli dei folletti. Gli angeli. Sì. Purtroppo è chiusa, mi sa che è chiusa, No, è aperta? Ah, allora vediamo, vediamo se riusciamo ad entrare, guardate che meraviglia, guardate, no, è chiusa. Non è orario, guardate che meraviglia. All'interno c'è un, allora questa è fatta questa chiesa qua è fatta sulla falsa riga di una chiesa fiorentina, adesso non mi ricordo come si chiama la chiesa fiorentina, però è fatta sulla falsa riga con i mattoni a scacchi sul rosso, e c'è un quadro di una chiesa fiorentina che è stato fatto da un pittore famoso che quando l'ha visto ha detto no, lo voglio rifare, e l'ha rifatto e l'ha donato qua alla chiesa di Santa Maria, l'ha lasciata qua, ed è un quadro grossissimo che c'è qua sulla destra. Speriamo di poterlo vedere in giornata, se ce la facciamo, anche perché ci sono tante altre cose da vedere, se no siamo costretti a rimanere anche stasera, ma noi a malincuore rimarremo, a malincuore, anche perché posso fingere una febbre improvvisa? No, la febbre devi stare chiusa dentro, quindi noi giusto per farvi vedere quello che si può venire a vedere in Sicilia. C'è da dire che noi non siamo in un'area di sosta, noi praticamente ad Adrano ci sono, aspetta che mi giro la camera così, allora ci sono alcuni, era così giusto, ci sono alcuni luoghi dove è consentita la sosta, quindi a Randazzo sono dei parchi, che avevo detto? Adrano, non so che perché, è un'altra bella cittadina qua vicino. Noi siamo a Randazzo, quindi ci sono un paio di persone, tra l'altro mi diceva ieri Vito che c'è una zona dove si mettono i camper che si affaccia, guarda proprio l'Etna. Sì, è qui sopra, è a San Pietro. Quindi noi eravamo parcheggiati nella zona del comando dei vigili urbani. Poi vai sull'Alcandra, là hai una vista sull'Alcandra. Poi mi piacerebbe andare a vedere quell'altra zona lì, magari ci andremo col camper, non so, vediamo se per vedere il panorama che c'è da lì, vi facciamo vedere. Quindi ci sono dopo in macchina ci possiamo arrivare. Possiamo passare. Ci sono delle aree di parcheggio consentite.
ma tollerate. Qui nel massimo rispetto per l'ambiente, però la prima, il primo agriturismo che è Etna Wine è a circa 10 km da qua, dove già ci siamo stati, c'è l'aria sosta e tutto il resto. Noi per ora chiudiamo, ma rimanete collegati perché a breve vi faremo vedere tantissime altre cose bellissime. Ciao.